siamo con uno dei protagonisti di questa finale di Serie A, Dario Pompili, vincitore con il Crystal Palace di questo scudetto della Wisp. Com'è andata questa finale? Guarda, è stata molto sofferta, ma alla fine è anche una grande soddisfazione. L'abbiamo prima persa, poi l'abbiamo rivinta e all'ultimo minuto abbiamo preso come beffa il pareggio. Poi abbiamo avuto anche a rigori un tiro per vincere e non l'abbiamo sfruttato e poi però alla fine è arrivata ugualmente questa vittoria, abbiamo avuto una seconda occasione e è stata una grande soddisfazione, soprattutto perché la condividiamo con gli amici, che poi alla fine è quello che ci lega e ci fa venire l'inverno a giocare con il freddo, il vento e il resto. Rollo Rollo ce l'ha messa tutta, vi ha anche onestamente messo in difficoltà, si può dire che alla fine però ha vinto la squadra più forte visto il campionato? Si può dire che ha vinto la squadra più forte, che l'ha dimostrato lungo tutto il campionato, però stasera complimenti a Rollo Rollo, che ha giocato veramente benissimo, c'hanno dei giocatori importanti come su tutti, Lucas, che ha fatto delle grandissime giocate e ci ha messo in grandi difficoltà, però questa squadra ha dimostrato ancora una volta al Crystal Palace di avere un grande animo e col carattere l'ha ribaltata più che con la tecnica, almeno stasera, anche perché avevamo delle assenze importanti soprattutto dal punto di vista offensivo, come Silvestro, il nostro presidente Ceri, che è un attaccante da tanti gol in questi campionati, però lo spirito d'appartenenza e la voglia di sacrificarsi ha fatto la differenza. Presidente Ceri che diceva che il prossimo anno si riparte per vincere il torneo regionale e la Champions League, insomma, obiettivo già tracciato. Sì, esatto, l'importante è cercare di vincere sempre e di farlo divertendosi e rispettando gli avversari e i compagni di squadra.